Bene, grazie. Riprendiamo. Cedo subito la parola al professor Barbera, che è uno dei pilastri di questo corso e con il quale condivido l'insegnamento del diritto dei contratti da ormai decenni. No, parliamo di decenni, non sono neanche più anni. Dunque, sulla carta noi abbiamo indicato un orario per esigenze anche amministrative che può spaventare, perché le 13.45 è proprio tanto, soprattutto a Natale, quasi a Natale. Penseremo, anche perché abbiamo accorpato un po' tutte le ore accademiche e facendo un solo intervallo, di chiudere intorno all'una, se per voi va bene. Ci siamo dati questo limite massimo, poi magari cerchiamo anche di finire un pochino prima per lasciare, se riusciamo, uno spazio delle domande. Bene, grazie. Bene, grazie. Buongiorno a tutti. Dunque, parlare dopo il professor Cafagno è sempre difficile, visto che siamo in tema natalizio, e come mangiare prima il salmone o il caviale, poi arriva il brodino, uno dice, insomma, bisogna cercare di avere pazienza. Confido nello spirito natalizio da parte vostra, insomma, e nella ben disposizione d'animo. E cercherò di essere abbastanza sintetico, visto che abbiamo poco tempo, e dare qualche flash che diciamo cala un po' più nel concreto e nell'analisi di alcuni casi quello che è stato detto e illustrato in precedenza, cioè questa discrasia che esiste fondamentalmente tra le buone intenzioni che sono sottese a la volontà di recepire il diritto comunitario in ambito nazionale e soprattutto quella di cercare di voltare pagina o cambiare una stagione che in passato aveva visto come tratto dominante quello appunto dell'esigenza di regolazione e di imposizione di un formalismo accentuato, insomma, nell'aggiudicazione delle commesse. Partirei sostanzialmente per poi, come dire, far calare nel concreto il discorso che vorrei fare, da quelle che possono essere le anime che muovono il diritto comunitario nella emanazione, anime ovviamente generalissime, delle regole che sovrintendono alla stipula e aggiudicazione dei contratti pubblici. Fondamentalmente è possibile, secondo me, suddividere in tre grandi macro categorie quelle che sono le esigenze che il diritto comunitario individua nel momento in cui pensa alla regolazione dei contratti. In primo luogo abbiamo una esigenza di regolare la cooperazione ed incentivare la cooperazione naturalmente tra pubblica amministrazione e privato. Quindi la pubblica amministrazione che si rivolge al mercato deve trovare gli strumenti per poterlo fare in modo proficuo. Quindi tutti i temi legati quindi all'efficienza, all'efficacia della contrattazione e quant'altro. Un altro elemento importantissimo è quello invece legato ovviamente alla tutela della concorrenza, che però in ambito comunitario ha delle accezioni variegate, non ha un'accezione univoca, non è solo la concorrenza dal punto di vista contabile, inteso come meccanismo, strumento per far emergere le migliori condizioni contrattuali, cioè non è solamente la volontà di preservare un confronto concorrenziale che metta in competizione i vari operatori economici per poi arrivare a una sostanzialmente offerta che presenti le migliori condizioni al prezzo più basso. E anche la volontà di dare attuazione a quelli che sono i principi comunitari di libera circolazione delle merci e diritto di trasferimento e di stabilimento nell'ambito della comunità europea, e quindi sostanzialmente di implementazione di un mercato unico e a cui possono accedere sostanzialmente tutti i soggetti interessati, che è un'accezione un po' diversa rispetto a quella proprio squisitamente di implementazione della concorrenza al fine di ottenere una migliore condizione contrattuale. E poi abbiamo un'esigenza che è quella legata ovviamente al controllo e alla verifica della
sostanzialmente legittimità degli affidamenti e della verificabilità ex post, quindi delle azioni della pubblica amministrazione nell'affidamento delle commesse pubbliche. Queste tre anime ovviamente tra di loro presentano degli elementi di conflitto, perché privilegiando l'una ovviamente abbiamo la necessità di lasciare in su un secondo piano l'altra, e quindi il coordinamento è molto difficile. La difficoltà aumenta naturalmente a livello di recepimento negli ordinamenti nazionali, proprio perché nel momento in cui si abbandona o totalmente o parzialmente la tecnica del cosiddetto copy out, cioè il recepimento fotocopia delle direttive comunitarie, negli ordinamenti nazionali è possibile porre l'accento su un'esigenza piuttosto che un'altra, e quindi spingere l'acceleratore su quello che può essere un'esigenza di incentivo del confronto concorrenziale piuttosto che su una esigenza invece di aumento del controllo. Le esperienze a livello europeo sono molto diverse, e soprattutto sono molto diverse rispetto a quello che è l'esperienza nazionale. Sono stati mostrati prima quei grafici che illustrano l'accesso al mercato mediante strumenti flessibili, che ovviamente in altri stati dell'Unione Europea sono molto più perseguiti rispetto a che nel nostro ordinamento. Un esempio, ad esempio, che è eclatante, ma questo da sempre, al di là poi di quello che è avvenuto nell'ambito dell'attuazione delle ultime direttive, è ad esempio il caso dell'Inghilterra, dove abbiamo un utilizzo tradizionale della procedura negoziata in maniera assolutamente predominante nell'affidamento dei contratti rispetto a quanto avviene sulla totalità dei contratti. La grande maggioranza vengono affidati attraverso procedure negoziate e senza avere delle regole specifiche e speciali che stabiliscano dei paletti diversi da quelli che pone il legislatore comunitario, che diciamo regola la fattispecie in maniera abbastanza blanda. Ci si aspetterebbe quindi come risultato, posto la tradizionale diffidenza che soprattutto il nostro ordinamento riserva a questo strumento di affidamento dei contratti, una inefficienza nell'aggiudicazione, ma soprattutto nell'esecuzione delle commesse pubbliche, un alto tasso ad esempio di collusione tra imprese e funzionari o degli scenari catastrofici. Ebbene, tutto questo non succede, o meglio succede in una percentuale fisiologica che di certo non è superiore a quella di altri paesi. E allora la domanda che ci si pone è: com'è possibile che in una situazione in cui viene utilizzato uno strumento che nel nostro ordinamento è sempre visto con il massimo sospetto, si possano produrre dei risultati effettivamente efficienti? Beh, insomma, la tesi che ci sia una differenza tra le persone direi che vada scartata immediatamente. È evidente che ci sono dei meccanismi differenti che agiscono sulle scelte, sia dal punto di vista dei funzionari, sia dal punto di vista delle imprese, che consentono in qualche modo, o meglio incentivano, il raggiungimento di questi risultati. Si è capito ad esempio che in luogo di un controllo stretto, frenetico e asfittico delle operazioni dei funzionari, magari con commesse che hanno una durata nel tempo molto breve, è preferibile in alcuni casi lasciare una maggior libertà di decisione, quindi una maggior flessibilità in capo alle pubbliche amministrazioni, ma bilanciare questa maggiore libertà con degli strumenti di controllo ex post, che si basano sostanzialmente su una logica di incentivi che nel lungo periodo testano la bontà della scelta della pubblica amministrazione. Quindi le amministrazioni virtuose nel lungo periodo incrementano la propria libertà decisionale, da un lato,
ottengono finanziamenti da parte dello Stato centrale, se sono ovviamente amministrazioni periferiche, e hanno la possibilità quindi di implementare ulteriormente questa modalità di azione. Viceversa, laddove si riscontrino degli esiti negativi nell'affidamento di queste commesse, la logica sarà quella del disincentivo. D'altra parte, dal punto di vista delle imprese, quindi degli operatori, ci sono delle logiche di reputazionalità, quindi di rapporto continuativo, che rendono inefficiente, quindi diseconomico per l'operatore privato, sostanzialmente agire male o prospettare delle logiche, diciamo, che si discostano dall'interesse pubblico nell'esecuzione dei contratti, perché queste esperienze, queste eventuali devianze vengono accertate nello sviluppo del contratto e comportano una sanzione nell'ambito sia dello svolgimento del contratto, ma soprattutto in una ottica futura di riassegnazione delle commesse. Bisogna tenere conto, ad esempio, in questa prospettiva, che la maggior parte degli operatori che si rivolgono al mercato delle pubbliche amministrazioni sono naturalmente degli operatori che hanno quello come attività di principale business, nel senso che sono degli operatori professionisti che svolgono professionalmente, appunto, un rapporto quasi esclusivo con le pubbliche amministrazioni. Evidentemente questo tipo di relazione continuativa consente di giocare su delle dinamiche che possono in qualche modo disincentivare comportamenti che non sono rispondenti all'interesse pubblico. Ora, tutte queste pregevoli e sicuramente auspicabili in direzioni, che sono dettate dal diritto comunitario e che è possibile quindi recepire, come abbiamo visto, ci sono delle esperienze che lo testimoniano, nell'ordinamento nazionale, sono anche alla base della ideazione e costituzione del codice dei contratti che il nostro ordinamento ha visto da ultimo. E quindi abbiamo tutta questa una serie di istituti che di fatto vanno in questa direzione, almeno dal punto di vista formale. Abbiamo ad esempio l'esigenza di una valorizzazione e di una qualificazione della stazione appaltante, cioè del soggetto che è in qualche modo chiamato ad esaminare le offerte e a comunque, diciamo, aggiudicare la commessa. È una novità, nel senso che si parte dal presupposto che non tutti i soggetti che potenzialmente possono in qualche modo aggiudicare una commessa pubblica sono in grado di fare le stesse cose. E questo naturalmente è una norma che è diciamo, diretta a raggiungere una maggiore efficienza nell'affidamento dei contratti, perché si prende atto di un'oggettiva complessità dell'operazione. E quindi, sapendo che tutte le amministrazioni ovviamente sono diversamente, le amministrazioni, lo dico in senso in questo momento diciamo a tecnico, perché poi ovviamente i soggetti aggiudicatori sono anche soggetti che non sono propriamente annoverabili nella definizione tradizionale di amministrazione, ma questo magari lo vedremo più tardi se abbiamo tempo. Dicevo, le stazioni appaltanti, comunque i soggetti aggiudicatori, hanno dei gradi di strutturazione, di forze, sia dal punto di vista logistico che dal punto di vista umano, differenti. Hanno anche esperienze molto diverse tra di loro. E quindi il tema della qualificazione, il tema della possibilità di effettuare certi tipi di operazioni solo se si è ritenuti idonei a farlo, e la necessità, viceversa, laddove questa possibilità non sussista, di rivolgersi a strutture sovraordinate, magari accentrate, che riducano sì i costi ma soprattutto concentrino le professionalità, è sicuramente un elemento di novità importante che va nella direzione di ottenere delle migliori contrattazioni, quindi dei migliori contratti. Altro elemento che viene sicuramente in rilievo è quello, a cui appunto era stato fatto riferimento anche in precedenza, della esigenza di acquisizione di informazioni, che spesso le amministrazioni non hanno nel momento in cui si rivolgono al mercato per stipulare un certo tipo di contratto. Quindi
elementi, procedure studiate per in qualche modo per consentire nello svolgimento della gara stessa di addivenire a un incremento delle conoscenze da parte della pubblica amministrazione, che quindi non risulta ingessata poi in una precostituzione delle proprie esigenze che scopre solo nello svolgimento della procedura non essere adeguate per il perseguimento del fine che quel contratto vorrebbe conseguire. E di conseguenza abbiamo tutta una serie di istituti che appunto dal dialogo competitivo poco utilizzato, ma altre tipologie di procedure di aggiudicazione che in qualche modo consentono una modificazione nel corso dello svolgimento della procedura stessa, una specificazione meglio delle esigenze dell'amministrazione e quindi una contrattazione più adeguata al caso concreto. Accanto a questo poi abbiamo tutta una serie di istituti che manifestano una volontà sostanzialmente del legislatore di in qualche modo riportare la valutazione della legittimità dell'azione della pubblica amministrazione nell'ambito dell'affidamento dei contratti a un'ottica di carattere sostanzialistico, cioè una volontà che trapela da una serie di istituti come ad esempio il rinnovamento del soccorso istruttorio o altre tipologie di approccio non formalistico allo svolgimento delle procedure, che testimoniano la volontà sostanzialmente del legislatore di dare meno rilievo a quelli che in passato sono stati un'attenzione smodata ai profili formalistici che davano luogo, soprattutto dal punto di vista processuale, quindi in sede giurisdizionale, a degli annullamenti degli atti assunti dalle pubbliche amministrazioni, ma che in realtà poi si traducevano in un effettivo vizio, un'effettiva irragionevolezza dell'aggiudicazione stessa. Quindi sostanzialmente la volontà di preservare le scelte delle amministrazioni che in qualche misura possono essere dal punto di vista sostanziale ritenute legittime, ragionevoli. Il soccorso istruttorio è uno degli esempi, nel senso che è del tutto inefficiente escludere come principio un soggetto per il semplice fatto che manchi il documento, la fotocopia, piuttosto che l'indicazione in alto a destra del codice fiscale o altri aspetti di carattere meramente formale. È inefficiente per la pubblica amministrazione stessa, nel senso che il contraente pubblico di fatto perde l'occasione, potrebbe perdere l'occasione di avere un partner assolutamente brillante per una ragione meramente formale. Quindi questa esigenza è sentita sicuramente dal legislatore sia comunitario che nazionale e ci porta a questa serie di norme che in qualche modo danno quest'idea della volontà del legislatore di riportare il discorso su un piano di valutazione sostanziale, cioè ciò che l'amministrazione non deve fare ovviamente è violare i principi generali che sovrintendono all'aggiudicazione dei contratti, la parità di trattamento, la trasparenza, l'efficacia, l'efficienza, tutte cose che sapete perfettamente, ma poi questo non deve tradursi in minuzie di carattere formale che nulla hanno a che vedere con il raggiungimento dei fini pubblici. Quindi sostanzialmente ci sono una serie di previsioni che sembrano propendere verso cosiddetti atti di fiducia del legislatore nei confronti del decisore pubblico, maggiore flessibilità, un'ottica sostanziale, meno formalismi, possibilità di scegliere con forme anche più snelle in alcuni tipi di contratti. Pensiamo ad esempio a tutta la disciplina che poi avrà ad oggetto incontri più specifici nel futuro. Insomma, i contratti sotto soglia che oggi vedono una regolazione sicuramente diversa rispetto a quella della stagione pre-codice, insomma, del codice precedente, che hanno quindi una possibilità di intervento che almeno apparentemente potrebbe essere più agevole da parte della pubblica amministrazione, con elementi di flessibilità o minori formalismi che appunto vorrebbero dare la sensazione di una maggiore fiducia nelle capacità della pubblica amministrazione di affidare dei contratti per ottenere dei risultati, quindi in un'ottica dell'amministrazione del fare.
Questo è, come dire, quello che emerge sia dalle direttive, tutto ciò che sta a monte delle direttive, le direttive stesse e le volontà che è possibile, come dire, individuare nella creazione del codice e poi nel suo aggiornamento con il correttivo che è stato approvato lo scorso anno, l'anno in corso. E però poi dobbiamo, come dire, verificare alla luce di quelle che sono le idee che sono, sembrano essere sottese a questo tipo di normativa, quali sono le applicazioni poi concrete. E nell'ambito appunto di quello che è la tematica di oggi, del tema di oggi, cioè dell'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo del codice, volevo sottoporre a voi alcuni esempi in cui sostanzialmente l'applicazione poi concreta di le disposizioni che muovono dalla logica che abbiamo appena descritto in realtà sembrano andare in una direzione contraria, nel senso che quello che è il principio per cui il codice deve essere applicato a una serie di contrattazioni della pubblica amministrazione con determinate regole muove appunto da tutte le esigenze che abbiamo descritto e quindi dalla volontà del legislatore di trovare per il caso concreto, a seconda della sua complessità o delle ragioni che ci sono strettamente connesse, una serie di regole che devono essere osservate non tanto perché debbano essere osservate in assoluto, debbano esserci delle regole in assoluto, quanto per raggiungere un obiettivo. Quindi se la fattispecie richiede lo svolgimento di una certa procedura, eventualmente con anche dei formalismi, questa deve essere giustificata da una finalità che si vuole raggiungere. Se quell'esigenza tuttavia non esiste, non c'è ragione di applicare quella disposizione. Questo dovrebbe essere, come dire, la regola fondamentale che vale un po' per l'applicazione di tutte le disposizioni normative, ma a maggior ragione per il codice. Lo dico nel senso di facendo alcuni esempi, perché partendo dal punto di vista dell'ambito oggettivo, in questo caso di applicazione del codice dei contratti, noi possiamo leggere dagli articoli 4 e successivi quelli che potrebbero essere i contratti esclusi dall'applicazione del codice, in tutto in parte. Allora, la rubrica appunto del codice è questa. Non so se riuscite a leggere, comunque sono i contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice. Allora io mi aspetterei di leggere in questa serie di ipotesi che vengono disciplinate dalle norme successive una serie di casi in cui il codice non si applica in tutto o in parte. Proprio nella logica che abbiamo descritto prima, cioè la volontà di porre fiducia nelle mani dell'amministrazione, non esiste la necessità di una formalizzazione, una procedimentalizzazione a tutti i costi, ma questa deve essere misurata rispetto alle esigenze del caso concreto. E allora facciamo un esempio, siccome ci sono sia degli amministratori in sala, quindi che devono fare questi affidamenti, ma anche degli avvocati, quindi che in qualche modo si confrontano con questo tema, ad esempio all'articolo 17 troviamo che come esclusioni specifiche, come ipotesi di esclusione specifica, abbiamo l'affidamento di contratti che hanno d'oggetto ad esempio la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in un ambito giudiziale, oppure le consulenze che sono previste in relazione a dei procedimenti qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui si verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato, va bene, d'accordo, sempre nell'ottica della rappresentanza. Quindi sostanzialmente sembrerebbe dire la norma che se ci sono delle fattispecie in cui deve essere affidato un incarico di rappresentanza legale
per una difesa in sede giurisdizionale o una consulenza da cui poi possa derivare, scaturire una questione giurisdizionalmente rilevante, il codice non dovrebbe trovare applicazione. Quindi, di fatto, si potrebbe prescindere nell'affidamento di questi tipi di incarichi dalla applicazione del codice dei contratti e delle regole che ne fanno, che appunto ne sono declinazione. Se non che sul punto è intervenuta con una comunicazione interpretativa e un parere l'ANAC recentemente, l'anno scorso, e ha specificato che però, attenzione, in realtà il codice non dice solamente questo, perché all'articolo 140 del codice stesso individua tra i servizi che sono rilevanti ai fini dell'aggiudicazione dei contratti i servizi appunto legali. Da questo si deve desumere un'interpretazione combinata da cui deriva che sostanzialmente i servizi legali in linea generale costituiscono dei servizi a tutti gli effetti che quindi sono oggetto di un appalto di servizi a tutti gli effetti. Si supera quella che in passato era una sorta di querelle giurisprudenziale dottrinale tra l'affidamento del servizio, diciamo spot, per una singola questione e la consulenza invece continuativa, il primo non considerato come un contratto d'opera intellettuale, la seconda invece come un appalto di servizi. Tutti i servizi legali sono dei servizi rilevanti ai fini dell'affidamento di un appalto, con l'unica differenza che quelli indicati nell'articolo 17 hanno delle peculiarità per cui possono essere sì esclusi dall'applicazione di tutte le regole del codice dei contratti, pur tuttavia è necessario comunque fare riferimento all'articolo 4 del codice dei contratti, che è appunto il primo articolo che disciplina, l'abbiamo visto prima, cioè che, insomma, che introduce la parte dell'esclusione, in cui si dice sostanzialmente che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Cioè fondamentalmente tutti i macro principi che regolano l'affidamento delle commesse pubbliche in generale. Questo porta a dire fondamentalmente l'ANAC che in realtà anche per quel tipo di affidamenti di incarichi che sembrerebbero esclusi tout court, quindi si potrebbe procedere con un affidamento per così dire diretto senza particolari formalità, è invece necessario nel rispetto di questi principi precostituire ad esempio un elenco di fornitori o una regolamentazione interna alle amministrazioni che consenta di gestire questo tipo di affidamenti, predeterminando quindi dei criteri, ancorché non così dettagliati come l'affidamento di altre fattispecie, che comunque consentano di rispettare l'articolo 4. Quindi questo è un esempio che però ci porta a dire fondamentalmente come in realtà vi sia tuttora una sorta di diffidenza nella fase applicativa poi del codice, sia dal punto di vista dell'Autorità Nazionale contro la corruzione, sia, come vedremo poi, anche a livello giurisprudenziale, rispetto a delle scelte che portano sostanzialmente l'amministrazione a interfacciarsi con soggetti privati che esulino da una forma di regolamentazione disciplinata dal codice. Quindi anche le fattispecie di esclusione di fatto in tutto o in parte vengono ricondotte all'interno del codice stesso e quindi richiedono un'applicazione almeno in parte di queste disposizioni. Un altro esempio che è possibile fare è nell'interpretazione di quello che è l'elemento cardine della sostanzialmente aggiudicazione dei contratti pubblici. Allora, il codice è fatto secondo la tecnica europea, per cui sostanzialmente inizialmente abbiamo una serie di definizioni che ci aiutano poi a in qualche modo comprendere le previsioni successive, anche se
nonostante il correttivo ci sono alcuni aspetti di incongruenza, nel senso che alcune definizioni utilizzano forse dei sinonimi o modificano le previsioni iniziali e quindi non rendono perfettamente agevole la, sostanzialmente la comprensione. Però per quello che ci riguarda sostanzialmente, i contratti, cioè sostanzialmente gli appalti pubblici vengono definiti come quei contratti dalla, appunto, l'articolo 3 lettera II, quei contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra un'amministrazione, tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi. Quindi, sostanzialmente, poiché il codice ci dice nella, diciamo, negli articoli iniziali, quando stabilisce la, le modalità di applicazione, quando sostanzialmente illustra che il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici, quando andiamo a prendere la definizione di contratti di appalto, vediamo appunto che sono contratti a carattere oneroso. L'elemento dell'onerosità del contratto quindi è dirimente per capire se un determinato contratto soggiace o meno all'ambito oggettivo di applicazione del codice. Ebbene, su questo punto, anche nella prospettiva in cui dicevamo prima, dovremmo sostanzialmente tracciare una linea. Quindi, se il contratto è oneroso per la pubblica amministrazione, quindi comporta fondamentalmente una spendita di denaro, nella accezione più comune, dovrebbe essere soggetto alle regole del codice dei contratti. Se viceversa il contratto è gratuito, contrario rispetto all'onerosità, dovrebbe essere in qualche modo sottratto all'applicazione delle regole del codice. Ebbene, analizzando l'applicazione a livello giurisprudenziale e ma anche dal punto di vista interpretativo sempre da parte dell'ANAC, possiamo scoprire che non è sempre esattamente così. Perché il concetto di onerosità in realtà ha dei confini estremamente ampi, al punto di ricomprendere nel proprio ambito di operatività anche dei contratti che possono sembrare in alcuni casi gratuiti, ma in realtà non lo sono, e in altri contratti che in realtà sono effettivamente gratuiti nel senso comune della definizione, ma che secondo un'interpretazione particolarmente estensiva del concetto in realtà risultano non esserlo. Facciamo alcuni esempi per capire come c'è stata un'evoluzione, insomma, del concetto di onerosità. L'interpretazione che poi ritorna sempre nell'elaborazione giurisprudenziale, ma anche da parte dell'interpretazione dell'ANAC, muove dal caso, diciamo, noto delle cosiddette opere di urbanizzazione a scomputo, che aveva indotto la Corte di Giustizia nel lontano 2001 a intervenire sulla legge allora vigente, che prevedeva sostanzialmente la possibilità di un affidamento diretto di questi contratti senza passare appunto per le procedure di evidenza pubblica. Allora, lo dico solo per chi non è magari profondamente addentro a questo tipo di materia. Il tema delle opere di urbanizzazione a scomputo è molto semplice: quando un privato un soggetto vuole realizzare un intervento di carattere edilizio, deve garantire che questo intervento sostanzialmente si inserisca in modo coordinato nel contesto urbanistico esistente e quindi sia collegato con le cosiddette opere di urbanizzazione primaria o secondaria, le strade, le infrastrutture, i parcheggi, e possa garantire anche la realizzazione di opere secondarie come le scuole o altri tipi di strutture di carattere più generale.
Per consentire questo tipo di attività, quindi questo bilanciamento tra la realizzazione di un'edificazione privata e un inserimento nel contesto più generale, la legge prevede che il cittadino sia tenuto, nel momento in cui appunto realizza l'intervento edilizio, al pagamento di quelli che vengono denominati appunto oneri di urbanizzazione, cioè un ammontare, una somma che dovrebbe essere corrisposta alla pubblica amministrazione e che dovrebbe quindi essere impiegata dalla pubblica amministrazione stessa per la realizzazione appunto di questi interventi, queste opere di urbanizzazione. L'ordinamento nazionale consente tuttavia un meccanismo che è il cosiddetto appunto scomputo degli oneri di urbanizzazione, cioè consente al privato di realizzare questi interventi in nome e per conto dell'amministrazione, quindi in luogo dell'amministrazione, a proprie spese. Cioè è il privato sostanzialmente che invece di corrispondere gli oneri alla pubblica amministrazione realizza opere di egual o superior valore. Prima, oggi naturalmente stiamo parlando in un quadro in cui tutto ciò è disciplinato in maniera diversa rispetto a quanto appunto ha fatto nascere questo tipo di ragionamento, però sostanzialmente l'esigenza che il legislatore aveva intravisto nel momento in cui aveva consentito questa facoltà era quella di consentire al privato di disporre effettivamente di queste opere che sono funzionali alla utilizzo dell'edificazione privata senza attendere i tempi della pubblica amministrazione, che avrebbero potuto portare a realizzare queste opere dopo un periodo eccessivo rispetto appunto alla realizzazione dell'intervento privato. Quindi per una ragione appunto di carattere funzionale il legislatore aveva ritenuto di poter autorizzare il soggetto privato ad agire in luogo della pubblica amministrazione. Il fatto che tuttavia sostanzialmente il cittadino pagasse materialmente l'appaltatore che realizzava questo tipo di interventi aveva fatto sorgere l'equivoco per cui questi tipi di opere dovessero essere sottratte al codice dei contratti perché non realizzate con oneri a carico della pubblica amministrazione, quindi contratti non onerosi per la pubblica amministrazione. E in questo senso era la previsione della legge Merloni all'epoca, vigente prima appunto dell'intervento della Corte di Giustizia. Se non che la Corte di Giustizia, proprio in una vicenda legata alla realizzazione del Teatro Arcimboldi a Milano, chiarì che questo tipo di meccanismo in realtà non era un meccanismo, ancorché finanziariamente non evidente, il trasferimento di denaro dalla pubblica amministrazione all'appaltatore, non era un meccanismo neutro per la pubblica amministrazione, quindi non era un contratto non oneroso per la pubblica amministrazione, perché fondamentalmente il privato stava semplicemente adempiendo a un'obbligazione, quindi pagando un credito nei confronti della pubblica amministrazione, non in denaro contante, ma con una modalità alternativa costituita dalla realizzazione di un'opera. Questo tipo di ragionamento porta a dire sostanzialmente che questo tipo di contratto, che apparentemente è gratuito, tra virgolette, nel senso che non vede una spendita diretta di denaro della pubblica amministrazione, risulta dal punto di vista sostanziale oneroso per la pubblica amministrazione. Questo ragionamento ha portato la Corte di Giustizia e poi successivamente il legislatore, con delle previsioni speciali, a reintrodurre l'affidamento dei lavori anche da parte del privato ad un altro soggetto privato che hanno d'oggetto opere di urbanizzazione a scomputo nel novero dei contratti che devono osservare le regole sull'evidenza pubblica. Questo tipo di ragionamento ha un fondamento di carattere normativo e quindi tutto sommato non ci sorprende più di tanto, nel senso che era semplicemente un equivoco, un'apparenza, quella per cui l'opera di urbanizzazione fosse un contratto non oneroso per la pubblica amministrazione, ma in realtà abbiamo visto che semplicemente analizzando con più attenzione la fattispecie risultava tale, proprio perché l'amministrazione nel momento in cui consente l'edificazione diventa in quel momento stesso creditore del privato per quella somma che poi viene appunto adempiuta con la realizzazione dell'opera. Il
punto però si è diciamo avuto modo di essere approfondito sempre analizzando il tema dell'onerosità in tutte quelle fattispecie in cui il privato, sempre in questi ambiti di operazione di trasformazione territoriale, oltre alle opere di urbanizzazione, realizza degli interventi che vanno oltre quanto dovuto a titolo appunto di onere di urbanizzazione per migliorare ulteriormente l'inserimento del proprio intervento nel contesto di riferimento. Quello che veniva chiamato una volta, oggi forse un po' desueta come definizione, il cosiddetto standard qualitativo, cioè il cittadino a fronte dell'edificazione di una trasformazione territoriale, oltre ad assolvere all'onere di legge, quindi il pagamento dell'onere di urbanizzazione con una modalità alternativa, mette a disposizione della collettività altro. Ad esempio, realizzo anche un asilo, perché diciamo nell'ottica della operazione complessiva mi impegno ad effettuare questo tipo di attività. Beh, allora questa è effettivamente un'attività di carattere gratuito, non oneroso, nel senso che non abbiamo un'obbligazione di legge, l'amministrazione non mette un euro, di sicuro non è creditrice nei confronti del cittadino di quella somma, non possiamo in alcun modo ipotizzare che sia un contratto oneroso. Conseguenza, non rientra nell'ambito oggettivo di applicazione del codice, libertà di affidamento. Non è proprio così, nel senso che nel 2008 l'ANAC interviene proprio su, all'epoca ancora VCP, interviene proprio su questo punto e effettua un approfondimento sul concetto di gratuità e onerosità dell'opera in questo senso e introduce il concetto di, per così dire, utilità immateriale o utilità patrimonialmente valutabile riferibile alla complessità dell'operazione. Quello cioè che viene sottolineato sostanzialmente che anche se non vi è una diretta correlazione rispetto a un obbligo di legge, di fatto l'interesse che muove il privato a realizzare quell'intervento è in qualche modo collegato a un rapporto di sinallagmaticità complessiva rispetto all'operazione. Cioè, in altri termini, a fronte della concessione da parte dell'amministrazione della realizzazione di quel singolo intervento, il privato trova equo e bilanciato l'impegno a realizzare un intervento che per legge non è previsto. Quindi sostanzialmente dal punto di vista dell'equilibrio contrattuale, secondo ANAC si deve ritenere che vi sia una valutazione di un'utilità patrimoniale in capo al soggetto privato a realizzare quell'opera. Il che significa sostanzialmente che il contratto, ancora una volta, per l'amministrazione è oneroso. Cioè, in che termini è oneroso? È oneroso in questa prospettiva. L'amministrazione concede qualche cosa che è pubblico, in questo caso la possibilità di trasformare un'area, realizzare un intervento privato, e a fronte di questa concessione il privato corrisponde un prezzo, che è la realizzazione, in questo caso, di un'opera. Da dove si può desumere l'onerosità in questo caso? Non tanto da una previsione di legge che predetermina ex ante un obbligo e quindi l'onerosità, quanto dal vincolo contrattuale, cioè le parti si sono accordate con libero consenso nel ritenere equilibrato quel tipo di rapporto. Di conseguenza, poiché si presume che il soggetto imprenditore non faccia atti di liberalità, quel tipo di attività deve ritenersi in qualche modo patrimonialmente valutabile. Ma allora, se è così, ancora una volta rientriamo nel novero dei contratti onerosi per la pubblica amministrazione e quindi nell'applicazione del codice dei contratti.
Beh, direi che ce n'è già abbastanza, insomma, per dire che a fronte di una definizione di onerosità che dovrebbe escludere i contratti gratuiti, ANAC fa rientrare sostanzialmente, nonostante una definizione formale diversa, una serie di altri contratti che in realtà non dovrebbero, almeno formalmente, essere soggetti alle opere di urbanizzazione. Ma va anche oltre. E qui c'è tutto un tema che ad esempio è quello legato ai risparmi di spesa, che è molto dibattuto soprattutto nelle pubbliche amministrazioni, perché diciamo, questo concetto porterebbe a dire: va bene, devo fare una gara, benissimo, o meglio, mi impegno a realizzare un'opera che è un asilo, per esempio, e che valuto costi un milione di euro. Poi mi rivolgo al mercato come privato, magari effettuando la gara, e in realtà scopro che ci sono degli operatori che sono disposti a realizzare quell'intervento ad un costo inferiore, e quindi risparmio, ho un risparmio derivante dall'appunto lo svolgimento della procedura. A chi vanno quei soldi? Cioè, quel risparmio può essere sostanzialmente incamerato dall'operatore privato, oppure deve essere riversato alla pubblica amministrazione? Perché se abbiamo detto che è un rapporto contrattuale di carattere sinallagmatico, verrebbe da dire che se la prestazione costa di meno, allora la differenza dovrebbe essere in qualche modo riversata alla pubblica amministrazione, sempre per mantenere quell'equilibrio che è stato convenzionalmente definito. E ANAC su questo punto ci dice di no, in realtà, perché sottolinea il fatto che nell'assumere quell'impegno il privato assume anche un rischio di carattere imprenditoriale, perché se, essendo un'obbligazione di fatto di valore, cioè si impegna a realizzare quell'opera, se l'opera costa di più sarà tenuto a sostenere i relativi costi, e di conseguenza, per una ragione di coerenza, se l'opera invece costa di meno potrà incamerare i risparmi. Ma sul punto la Corte dei Conti non è così d'accordo, nel senso che ritiene comunque indispensabile che l'amministrazione incassi o quantomeno ottenga dei benefici patrimonialmente valutabili pari a quelli che la legge le impone appunto di dover incamerare. L'equilibrio tra le due posizioni ci porta a dire fondamentalmente che fino alla concorrenza di quanto dovuto a titolo di onere di urbanizzazione, gli eventuali risparmi devono essere rigirati alla pubblica amministrazione, perché è il livello minimo che la pubblica amministrazione deve incamerare a fronte di quell'operazione. Per quanto eccede invece quel tipo di somma, gli eventuali risparmi che sono ottenuti dal privato nello svolgimento di questa attività possono essere trattenuti dal privato stesso, naturalmente salvo che vi siano accordi diversi, ma questo, diciamo, è un momento di equilibrio che può essere considerato legittimo. L'autorità di vigilanza all'epoca, oggi ANAC appunto, nel 2011 va addirittura oltre e spinge ad affermare il principio per cui in realtà questo tipo di ragionamento vale anche per appunto quegli interventi che sforano sostanzialmente la soglia stabilita da quanto dovuto astrattamente in base alla legge per oneri di urbanizzazione, e tutto il ragionamento fatto appunto nel 2008 deve applicarsi anche alle opere non che vengono fatte sostanzialmente in modo aggiuntivo e tra virgolette gratuito, ma anche a quegli interventi che costano molto di più rispetto a quanto sarebbe dovuto dal privato a titolo appunto di onere di urbanizzazione. E ribadisce sostanzialmente né più né meno quello che viene detto nel 2008, cioè che anche in questi casi, siccome il privato si è impegnato ad effettuare queste opere, avrà avuto un proprio tornaconto personale, l'equilibrio è stato determinato sulla base del consenso, che non è stato in alcun modo in qualche misura appunto condizionato, e il contratto deve essere rispettato, e di conseguenza anche questi interventi, nonostante
sforino sostanzialmente il tetto di quanto dovuto per legge, vanno eseguiti da una parte e soggiacciono a quello che abbiamo detto, quel ragionamento sull'onerosità del contratto. Ecco, sul punto però si è innestata una giurisprudenza che ha criticato sostanzialmente questo modo di vedere le cose, nel senso che sono frequenti delle sentenze, ad esempio un caso in cui un privato voleva realizzare un insediamento industriale nel territorio di un comune. Tuttavia questo territorio era totalmente intercluso dal punto di vista funzionale sostanzialmente nel territorio di un altro comune, quanto al raggiungimento delle linee principali, delle infrastrutture che potevano essere la linea elettrica piuttosto che le fognature e quant'altro. Quindi sostanzialmente si trattava di realizzare le opere di urbanizzazione di collegamento di questo insediamento nel comune X nel territorio del comune Y. Che cosa è successo? Ovviamente i comuni hanno trovato un accordo con anche il privato, è stata stipulata una convenzione per cui il comune di Y, quello diciamo confinante su cui non insisteva l'attività industriale, ha consentito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione sul proprio territorio, ovviamente a spese del privato che realizzava quell'intervento. Se non che il comune di X, cioè quello su cui insisteva l'insediamento, ha chiesto anche il pagamento degli oneri di urbanizzazione, quindi una duplicazione evidentemente dell'onere, cioè ha sostenuto il costo per potersi allacciare alla rete, ma è stato chiesto anche un pagamento in contanti. La vicenda, diciamo, dal punto di vista sostanziale è molto complessa perché non c'è stata una vera e propria convenzione in quel caso, una conferenza di servizi, dei comportamenti concludenti, ma diciamo il privato in una prima fase ha dato esecuzione a questo tipo di assetto, se non che poi ha proposto ricorso chiedendo che venisse dichiarata la nullità di quelle previsioni nella parte in cui sostanzialmente prevedono degli oneri superiori a quelli che la legge prevede per appunto l'edificazione di quel tipo di intervento. Quindi sostanzialmente il privato diceva nel momento finché io raggiungo la soglia che la legge impone a mio carico, benissimo, me ne faccio carico. Tutto ciò che va oltre è un'imposizione non dovuta, in questo caso addirittura una duplicazione proprio degli oneri, che non deve essere in qualche modo, cioè, se voglio accettarla liberalmente lo posso fare, ma non sono tenuto a farlo. Il TAR in questo caso e anche il Consiglio di Stato con una sentenza del 2013 ha dato ragione al cittadino in questo caso e ha ritenuto sostanzialmente che non esista il potere della pubblica amministrazione di imporre una prestazione che vada oltre le previsioni di legge e quindi, salvo il libero consenso del cittadino, gli accordi o le convenzioni che prevedono un'imposizione di oneri aggiuntivi rispetto a quelli tabellari per legge devono ritenersi nulle per contrasto con norme imperative. In particolare in questo caso era stato richiamato l'articolo 23 della Costituzione, ma non ci interessa al fine del nostro ragionamento. Quello che volevo dire è che appunto quest'ottica però cambia radicalmente la prospettiva, cioè intende dire che la previsione di impegni aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla legge di fatto è un atto di volontaria liberalità da parte del cittadino che addirittura per ipotesi potrebbe rivolgersi al giudice per far dichiarare nullo quell'impegno che va oltre le previsioni di legge. E questo contrasta un po', no, con il ragionamento molto forte dell'ANAC secondo cui in realtà qualunque cosa è prevista in un contratto di qualunque tipo di entità soprattutto deve essere in qualche modo giustificabile in una logica di sinallagmaticità e quindi di onerosità per la pubblica amministrazione, perché d'accordo, un conto è dire io realizzo ad esempio la rotatoria di accesso alla struttura commerciale che sto realizzando perché mi serve per poter esercitare l'attività, e allora questo è un discorso, nel senso che anche se costa più come costo complessivo più di quanto dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione può avere una logica di equilibrio rispetto alle prestazioni.
Viceversa, ci sono dei casi in cui in realtà le previsioni, o perché imposte o perché le logiche sono differenti, sono molto e smisuratamente superiori rispetto a quanto dovuto per legge, e lì insomma l'equilibrio è sempre più difficile da trovare dal punto di vista sinallagmatico. In questa prospettiva, questo diciamo è un'evoluzione, no, che ci ha portato negli anni dal 2011 fino poi a oggi nel codice, proprio perché il legislatore era consapevole di queste tipologie di sostanzialmente ipotesi, è stata introdotta una norma che sicuramente molti di voi sicuramente conoscerete, ma che insomma leggiamo insieme, che è quella appunto delle opere pubbliche realizzate a spese del privato. Siamo sempre nel titolo secondo, dove abbiamo visto prima, cioè dei casi in cui il codice non si applica in tutto o in parte. Questa evoluzione che abbiamo descritto ha portato il legislatore a dire: sì, però attenzione, se l'opera pubblica è realizzata a spese del privato, quindi sembrerebbe superare, no, quella logica di ANAC, non si applica il codice, o meglio, se ne applica una parte, nel senso che vale comunque la qualificazione, ci sono delle regole, deve essere stabilita una convenzione, gli schemi contrattuali devono essere approvati preventivamente dall'amministrazione, d'accordo, ma il concetto è che l'affidamento di questa opera pubblica da parte del privato, pagata dal privato, a un altro appaltatore, avviene al di fuori delle regole di gara, fondamentalmente. E quindi questa è stata salutata con favore, no? Sia dalle amministrazioni che dagli operatori, come una disposizione che prende una posizione legislativa sulle decisioni, sulle interpretazioni che ANAC aveva offerto nel passato e sostanzialmente con le quali aveva in qualche modo detto che la gratuità, il fatto che venisse realizzata solo a spese del privato, non era sufficiente per escluderla dall'ambito di applicazione del codice. Ora abbiamo una previsione di carattere normativo. Allora si sono, diciamo, verificati una serie di casi, soprattutto anche in Lombardia, in grandi trasformazioni territoriali, nelle quali o per operazioni in corso o da avviare, sono stati chiesti dei pareri preventivi ad ANAC, chiedendo se forme sostanzialmente di intervento che rispondono alla logica che abbiamo descritto prima e che quindi in qualche modo non sono dovute in base alla legge, sono effettuate dal privato, quindi a proprie totale cure spese, nel senso che non c'è un obbligo normativo che ponga queste spese in capo al privato, ma è una propria scelta libera, possano in qualche modo rientrare nell'applicazione di questo articolo e quindi esulare dal codice dei contratti. Ebbene, in realtà ANAC ha riproposto in queste interpretazioni comunicazioni interpretative la logica del 2008, e cioè ha manifestato una ulteriore diffidenza rispetto alla gratuità dell'intervento, cioè si pensa che l'intervento del privato a favore della pubblica amministrazione non possa mai essere gratuito se inserito in un ambito di trasformazione territoriale che prevede anche dei benefici per il privato stesso. Questa diffidenza porta a dire che di fatto l'articolo 20 dovrebbe applicarsi, che invece nasce come logica nel legislatore proprio per questi tipi di operazioni, dovrebbe invece applicarsi solo a ipotesi di donazioni, di liberalità totali di un mecenate che decide di realizzare la scuola nel determinato comune, cose di questo tipo, che in realtà sono ovviamente possibili, ma non tanto frequenti. Apre uno spiraglio ANAC, che però dice: sì, però in realtà forse questa applicazione si può in qualche modo comunque verificare anche in ambiti di rapporti di sinallagmatici nelle trasformazioni territoriali, quando c'è una grande sproporzione tra l'impegno
o meglio l'entità di quanto dovuto dal privato in base alla legge e quanto in realtà messo sul piatto per l'effettuazione di quell'intervento. Quindi ad esempio se astrattamente in base alla norma fossero dovuti 1 milione di euro di oneri di urbanizzazione, io propongo la realizzazione di opere per 20 milioni di euro, è possibile che questa grande sproporzione annacqui, per così dire, quel vincolo di sinalagmaticità e di equilibrio contrattuale, e quindi possa far diventare il contratto, che a condizioni diverse è oneroso, in quel caso gratuito, e rientrare nell'applicazione dell'articolo 20. Evidentemente siamo nell'ambito dell'interpretazione più incerta. Ora non dobbiamo trovare una soluzione a questo. La mia era semplicemente una volontà di creare un inciso per richiamare la vostra attenzione sul fatto che la definizione formale che possiamo ritrovare nel codice non sempre poi trova un'applicazione nella realtà, o quantomeno dalle autorità che sono preposte all'interpretazione o al sindacato giurisdizionale. Cioè dovremmo dire sostanzialmente che ciò che ci sembra gratuito non sempre lo è, e anche quando lo è non sempre è esente dal codice. E questo insomma è sintomo della volontà inclusiva dell'interpretazione e applicazione del codice stesso, ma che ha a sua volta alla base sempre una sorta di diffidenza ad allentare la briglia. Cioè quando l'amministrazione può essere libera di non applicare il codice sono sempre casi più residuali. A questo proposito, sempre sul concetto di gratuità, e concludiamo quindi il discorso, volevo segnalarvi una recentissima sentenza del Consiglio di Stato che si occupa appunto di la numero 4614 del 2017, se volete andarla a vedere. È una sentenza che diciamo poteva essere risolta processualmente in un modo più semplice forse, ma evidentemente c'è stata una volontà di andare ad affrontare la questione e prendere una posizione. Qual è il caso di specie? Siamo in comune di Catanzaro e il comune di Catanzaro non aveva fondi disponibili per la costituzione del proprio strumento urbanistico generale, quello che in Lombardia è il PGT, non aveva appunto delle disponibilità economiche per affidare l'incarico. Allora che cosa fa? Pubblica un bando con l'affidamento mediante l'offerta economicamente, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in cui la base d'asta per sostanzialmente l'aspetto economico è costituita da 1 euro, e quindi un affidamento di carattere gratuito con un piccolo budget per un rimborso spese, e poi una serie di criteri che identificano sostanzialmente la bontà sotto il profilo tecnico delle eventuali offerte che dovessero pervenire. Quindi sostanzialmente si rivolge al mercato perché chi voglia, sostanzialmente abbia interesse, gratuitamente di fatto, perché offerte a ribasso rispetto a onere, stiamo parlando di un'ipotesi di sostanziale gratuità, si renda affidatario di questo contratto. Il bando viene impugnato dagli ordini degli ingegneri, degli architetti, dei pianificatori, e dei geologi, insomma tutti gli ordini riuniti si sollevano nei confronti di questo bando, evidentemente per ragioni differenti rispetto a quelle di una mera censura diciamo formalistica rispetto all'applicazione del codice, e sostanzialmente lo impugnano sul presupposto che non è possibile affidare, in base al codice dei contratti vigenti, contratti che non siano onerosi, come abbiamo detto. Quindi il contratto gratuito, l'utilizzo di una procedura prevista dal codice per l'affidamento di un contratto gratuito è illegittima. Non è possibile farlo. E il TAR interessato accoglie il ricorso, dicendo che sostanzialmente il contratto gratuito nel nostro ordinamento non può essere affidato
applicando il codice dei contratti proprio alla luce della definizione che abbiamo visto all'inizio di questa nostra chiacchierata, dell'articolo 3, che ci dice che i contratti di appalto sono contratti di carattere oneroso. Ebbene, però, il Consiglio di Stato allora interviene su questo punto e ci dice che in realtà probabilmente le cose non stanno così. E arriva ad affermare che nel nostro ordinamento non è vietato, assolutamente non è vietato, l'affidamento di un contratto gratuito e come principio generale. Ma ci dice ancora di più sostanzialmente che questo tipo di contratto che abbiamo descritto, quindi con una partita economica pressoché pari allo zero, non contrasta con il paradigma di cui è l'articolo 3. Perché come fa ad arrivare a questo tipo di ragionamento? Fondamentalmente il Consiglio di Stato dice sostanzialmente che esistono in astratto altre forme di remunerazione che non sono solamente quelle di carattere finanziario. Quindi esistono forme che possono avere un'utilità di carattere economico, anche di tipo immateriale, che in realtà fanno diventare un contratto, ancora una volta apparentemente gratuito, di carattere oneroso. Ad esempio, richiama il caso, come dire, considerato dalla giurisprudenza, che comunque costituisce ormai un principio consolidato, quello per cui anche le associazioni o i soggetti che non perseguono scopi di lucro e che quindi hanno finalità di carattere sociale o assistenziale, possono partecipare alle selezioni di evidenza pubblica, possono formulare delle offerte anche se non sono animate da ragioni di incasso di carattere finanziario, perché quindi la necessarietà del lucro, il cosiddetto lucro necessario, non è un elemento dirimente per far sì che in qualche modo si possa rientrare o meno nell'applicazione del codice dei contratti. Ma prende una posizione su quella che in realtà forse molti di voi con cui avranno avuto un'esperienza nel passato, quella che la giurisprudenza ha sempre guardato con una certa diffidenza, cioè quella delle offerte, le cosiddette offerte a zero, o le offerte in cui si riduce il prezzo talmente tanto, senza entrare nel campo dell'anomalia, per cui sostanzialmente l'impegno o la proposta contrattuale non risulta più credibile. Quindi questo sospetto fondamentalmente, ancora una volta, per le prestazioni gratuite ha trovato un filone giurisprudenziale, quello per cui le offerte che riducevano a zero la base d'asta di fatto non dovevano considerarsi attendibili. In questo caso saremmo proprio in una di queste fattispecie, perché se la base d'asta è a 1 e devo fare fondamentalmente un'offerta al ribasso, non posso che andare allo zero ad avvicinarmici. E il Consiglio di Stato però ci dice: attenzione, qui la fattispecie è diversa, perché l'elemento finanziario è solamente uno. C'è in gioco un'utilità economica, immateriale, che è sostanzialmente la possibilità di spendere il fatto di essere un interlocutore della pubblica amministrazione e l'esecutore, il buon esecutore di un incarico fornito dalla pubblica amministrazione. E questo ha un valore nel mercato, perché la pubblica amministrazione è comunque sempre un interlocutore credibile e prestigioso. Di conseguenza, questo tipo di attività, questo tipo di ritorno di immagine, ha una possibilità di valorizzazione economica. E quindi sostanzialmente abbiamo un contratto che per la pubblica amministrazione finanziariamente non è oneroso, nel senso che non c'è un corrispettivo economico, ma in realtà viene dato ad un soggetto specifico un ritorno d'immagine derivante dalla possibilità di contrattare ed eseguire il contratto con la pubblica amministrazione. Allora, se questo è vero, discende la necessità ovviamente di tutte le regole dell'evidenza pubblica e quindi di mettere quindi a gara, tra virgolette, anche questo tipo di contratto. Il Consiglio di Stato quindi dice che non è assolutamente illegittima questo tipo di procedura, anzi sembrerebbe dire che sia quasi doverosa, però allora stiamo spostando effettivamente forse
l'ambito di applicazione del codice dei contratti a un campo che dai confini pressoché indefiniti, perché questo tipo di ragionamento può essere esteso a tantissime altre fattispecie in cui oggi in realtà nessuno pensa o ipotizza di dover applicare il codice dei contratti. Questo ci porta a dire che probabilmente il fatto che volontariamente, in base al principio dell'autovincolo, l'amministrazione voglia applicare delle regole che non sono specificamente previste, al netto di quello che si può dire sull'aggravamento del procedimento, ma insomma come principio che non sono espressamente previste dalla legge per quella fattispecie, è un discorso. Ma da lì far discendere addirittura un obbligo di applicazione del codice, perché a fronte di un contratto di fatto gratuito ci possa essere in qualche modo un retropensiero di spendita di un valore immateriale, insomma, ecco, sposta il campo significativamente, il campo delle considerazioni in modo estremamente significativo. Ecco, io penso con questa breve illustrazione di aver creato più dubbi che certezze, però era, come dire, un elemento di carattere provocatorio perché si possa in qualche modo prestare attenzione a quello che il codice prevede dal punto di vista meramente formale e poi come viene applicato. E questo nella speranza poi che questi dubbi che abbiamo sollevato in questa prima lezione possano essere poi sciolti in quelle successive. Vi ringrazio per l'attenzione.